Ecco qua, Dattazioli, 20 anni, alla Ferrari, al signor... Qual è il suo nome, scusi? Irmo. Prego? Irmo. Irmo. Che motore è? 3.000, 8 cilindri. Incredibile. Quanti anni sono che sei in Ferrari? 2 anni. No, questo non l'ho mai visto. E cosa stai facendo in questo momento? Monto il corpo intermedio del motore. Io volevo sapere se in difficoltà ce la fate. Ti piacciono le corse? Per bacco. Sì, eh? Sì, sì. Sono Irmo Costantini, sono originario qui di Maranello, di questa zona. Il papà è entrato in Ferrari nel 48, nel 1976, mi ha chiesto se ero d'accordo di entrare in Ferrari con lui. Io ho accettato ben volentieri perché andavamo a lavorare insieme e il papà, me lo ricordo benissimo, andava sempre dal mio responsabile a sapere come andavo, cosa facevo, una qualche tirata d'orecchie. Mi spiegava tutte come maschiare, filettare, usare la lima, usare questo, ci teneva, è stata una persona molto rigorosa sul lavoro, voleva vedere sempre, diciamo, il meglio, no? Pensate che quando siamo entrati, eravamo 3 cugini, ci hanno accompagnati in fabbrica e ci hanno portato il montaggio motori, e io ho detto, oh, sono montaggio motori, perché non ci avevano ancora dato la destinazione, e poi sono stato in carrozzeria, però non era, guardavo il motore, lo vedevo. Ho fatto alcuni mesi di carrozzeria, poi venne fuori l'occasione di poter andare al montaggio a motori, che era poi anche il mio sogno, andare a lavorare in mezzo ai motori, che era qualcosa che mi trascinavo dietro di mio, diciamo. Questa vettura qua, mi ricordo appena entrato in Ferrari, le volte anche in pausa a pranzo, così, i primi periodi della carrozzeria, andavo dentro. Sognavo da ragazzino fosse mia, no? Immaginavo la velocità, immaginavo cosa voleva dire un giovane con una macchina del genere, no? Oggi riprovarla è sinceramente un'emozione, no? Il primo motore con cui ho lavorato è il 308. Quando apro il cofano me ne rivedo, li conosco ancora, insomma me ne ricordo ancora molto bene. Con tutti questi anni qua sono abbastanza conosciuto, no? In azienda. Addirittura mi hanno fatto un calendario, facevamo un calendario noi scherzoso, no? Mi hanno fatto la foto io sul motore che guido il motore. Perché? Perché per me esisteva il motore, tutt'altro non c'era, no? Poi per me il motore è come si può dire, un'anima, cioè sapete che Ferrari diceva che vivendo il motore tutto quello che c'è intorno vi faccio un buon prezzo, no? Il motore per me insomma è stata una passione fin da piccolo, non so il motivo, però è così. Quando avevo 14-15 anni, i motorini che andavano all'epoca, me li smontavo, me li montavo, ero sempre in mezzo ai motori, no? E mi piaceva. Nell'83 ho fatto questa esperienza in Formula 1 ed è stata un'esperienza interessantissima perché ho avuto la fortuna di lavorare con persone veramente competenti che mi hanno fatto crescere molto sotto l'aspetto tecnico e in special modo di quei motori qua prestazionali. I piloti che ho conosciuto, più che altro i piloti che ho visto girare in officine, tutti noi correvamo a farci la foto. C'è stato il periodo Villeneuve, Pieroni, Alboreto è venuto anche in fabbrica, Mansell, che anche con lui ho scattato qualche foto, però ho avuto la possibilità di andare una giornata a Imola durante le prove. Gli ultimi piloti che abbiamo adesso, Leclerc e Sainz, sono tutti qua alle classiche qualche volta, abbiamo fatto chiacchiere insieme, abbiamo visto vetture insieme, anche Schumi è venuto in fabbrica a girare, a visitarla. È stato il pilota che ha fatto secondo me la differenza nella Formula 1. Io abito sulla pista, no? Abito praticamente il capannone sulla pista. Io vedevo Villeneuve arrivare con l'elicottero e poi girare in pista, l'avevo sotto casa praticamente, cioè. No, mi piacciono tantissimo, veramente tanto. Io primo in assoluto lo sport sono i motori. La fabbrica la conosco bene, me la ricordo bene. Mi ricordo qui alle classiche era la fonderia, no? E poi ho fatto anche tutto il trasferimento del montaggio motori che era a fianco delle linee di lavorazione meccanica. Noi entravamo in quel capannone storico che abbiamo qui a fianco, c'erano la vettura di Lauda, quelle vetture lì che le mettevano in moto a Formula 1 in mezzo al cortile. Non so se come dottor Ferrari pensava a un'evoluzione così importante di questa azienda.
ma una cosa sono sicuro, sarebbe sicuramente contento di quello che l'azienda ha sviluppato dopo di lui. La prima finestra lì, adesso sono cinque finestre, nella prima finestra lì c'era l'ufficio del commendator Ferrari. E alla sera quando uscivamo lo vedevamo sempre lì, perché era lì sulla scrivania. E veniva spesso a vedere il motore, accompagnato da Piero, e lì lo sentivo parlare, dialogato, avete finito, come siete messi, avete finito. Anche a modo suo, un po' burbero, un po', allora abbiamo finito, io finì col motore. Ha visto veramente, veramente tanto avanti. Cioè non si riesce ad immaginare come quell'uomo lì abbia visto questo futuro qua. E noi registravamo già allora, oggi abbiamo i barcode, sparano tutto in automatico, ci sono dei sistemi tecnologici avanzati che ci permettono di... Allora era manuale, quindi legato l'uomo, legato ai responsabili, no? Dovete pensare che io quando sono entrato mi hanno dato un librettino, consegna materiale, mi hanno dato la chiave, cacciaviti, tutto quello che serviva, chiave, tutto registrato dal responsabile, e mi davano 10 medaglie a testa. C'erano delle medaglie che avevano un numero, no? Avevano questo numero qua. E il magazziniere telefonava al reparto se vedevano non rientrare l'attrezzatura. Lì il responsabile aveva un leggio, registrava i motori, registrava tutto quello che succedeva, e poi girava proprio, presidiava i lavori, no? Ed era sempre a fianco da me. Boni Giovanni è stata una persona incredibile. A livello umano mi ha insegnato come comportarsi, mi ha insegnato a lavorare, ed era un attrezzista, nel senso che ci facciamo noi gli attrezzi dei motori, che ci... formidabile, veramente una persona formidabile. Un rispetto per gli altri veramente, veramente importante. Far crescere una persona professionalmente, eccetera, per me diventa impagabile, no? Oggi il direttore di produzione, il direttore della qualità, tutte queste persone qua sono su con me il montaggio motori, ecco. Ho l'azienda, diciamo, piena di persone che hanno lavorato con me, quindi mi sento da quel lato lì un po' anch'io il papà di queste persone qua. Oggi mi sto occupando, come responsabile dell'officina, di Ferrari classiche. Certifichiamo le vetture in tutto il mondo, ci occupiamo di restauri, riportando le vetture allo stato di origine. Abbiamo avuto una Dino Sport bellissima, che abbiamo restaurato completamente. Molto interessante anche la Daytona trovata nel fienile in Giappone, che è arrivata qui, è stata sui giornali, in televisione. E poi un'altra esperienza molto importante, legata anche ai motori, è stata la 312 F1, la Spaghetti, e in 5 mesi abbiamo rifatto completamente il motore. Tutto il basamento è rifatto, revisionato e riconsegnato al cliente. È stato anche motivo di soddisfazione mia, ma soprattutto anche dei ragazzi che hanno fatto questo progetto. Io mi trovo bene con i giovani, e con i coetanei è tutto un lamento, no? Mi piace di più essere, come si può dire, essere vivi, essere attivi, no? Quando si fa un test, specialmente macchine che hanno 30, 40 anni, la prima cosa, intanto noi facciamo subito un controllo del motore, ascoltiamo se si comincia il motore e i carburatori, no? Poi quando si entra in vettura si tiene sempre sotto controllo la temperatura dell'acqua, ma soprattutto la pressione dell'olio. Poi il motore si sente anche quando si va in decelerazione, che comincia se il rifiuto comincia a sparare, come diciamo noi, si va a ricalibrare la carburazione, si devono fare tutte le attività che servono per andare a punto. Ferrari cosa mi ha lasciato? Prima di tutto un problema, perché faccio fatica a lasciarla, quindi faccio fatica a staccarmi da Ferrari, cioè faccio fatica a vedere, è fisiologico, quindi c'è tutto da un inizio, tutto a una fine, però faccio fatica a pensare, a salutare tutti e andarmene. Quindi mi ha lasciato anche sotto l'aspetto umano tanta roba. Meno ci penso meglio è. Anche in famiglia così, Irmo la Ferrari, no? Io sono Irmo la Ferrari.